La roccia fusa, chiamata magma, che si accumula sotto ai vulcani, contiene gas disciolti che si liberano nel corso delle eruzioni oppure, quando il vulcano è in fase di quiete, vengono rilasciati attraverso il suolo, sorgenti termali, laghi o fumarole. Esistono diversi tipi di gas vulcanico. Alcuni formano una specie di nebbia, conosciuta come VOG. Altri gas sono invece invisibili. Il gas vulcanico più abbondante è il vapore acqueo. Pennacchi di vapore si vedono spesso sollevarsi al di sopra della cima dei vulcani. Ci possono essere quantità significative di altri gas che a volte possono essere tossici per persone e animali e possono danneggiare raccolti e proprietà. L'anidride carbonica è incolore e inodore. Questo significa che non si può vedere o sentirne l'odore. È più pesante dell'aria e quindi si concentra verso il basso, accumulandosi negli avvallamenti, nei laghi o in spazi confinati. Anche una breve esposizione a concentrazioni elevate di anidride carbonica può causare la perdita di conoscenza e la morte. Altri gas contengono zolfo, sono incolori. Ma alcuni hanno un forte odore come di uova marce. I gas sulfurei irritano la pelle, gli occhi, il naso e la gola. L'odore può essere un avvertimento, ma scompare ad alte concentrazioni, quando diventa altamente tossico e causa perdita di conoscenza e morte. La loro pericolosità può interessare vaste aree quando i gas reagiscono con l'acqua piovana, formando piogge acide, oppure con la luce del sole e l'atmosfera, creando particelle che possono essere dannose per la salute anche a centinaia di chilometri dal vulcano. Le grandi eruzioni possono produrre quantità di gas talmente elevate da influenzare il clima del pianeta per anni, poiché il gas agisce come uno schermo che blocca parte dell'energia solare. Emissioni persistenti di gas vulcanici possono creare danni a lungo termine all'agricoltura e alla salute delle persone. Di solito, comunque, i gas vulcanici diventano innocui diluendosi con l'aria. Gli scienziati monitorano i gas vulcanici durante le eruzioni e nei periodi di quiescenza. Questo monitoraggio permette di allertare la popolazione quando le concentrazioni di gas diventano potenzialmente pericolose.